Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Allora, oggi continuiamo il nostro percorso con il linguaggio C ed in particolare parleremo di tre funzioni molto importanti, tre funzioni di base che sono la getChar, la putChar e la printf. Allora, la getChar, che è la prima che vedremo e testeremo, in pratica il compito di leggere un carattere che noi gli andiamo ad inserire sul monitor seriale e appunto ha il ruolo di leggere questo carattere. La putchar invece ha il ruolo di leggere questo carattere e stamparlo a video e la printf, che appunto è la funzione più utilizzata in tutti i campi della programmazione, che invece ha il ruolo di stampa su video, diciamo, e vedremo poi tutte le sue caratteristiche. Qui c'è già una piccola anticipazione e dopo vedremo cosa vogliono dire questi valori. Allora, qui andiamo a fare un piccolo uso di questa getchar. E quindi che cosa abbiamo? Allora, andiamo a prendere questo valore, il valore che noi adesso inseriremo qui, e lo andremo semplicemente a stampare. Quindi carichiamo. Ok, stiamo caricando, ha caricato, ha compilato, quindi inseriamo ad esempio 1. Ok, ogni volta che si invia un valore, esso verrà ristampato e poi invece questo 2 è la rispettiva stampa attraverso la printf, dopo che è stato fatto i uguale i più 1 che abbiamo già visto nelle passate lezioni. Ora, dando semplicemente invio, perché comunque l'invio è un carattere sempre, un carattere speciale, ma un carattere che poi equivale allo slash n in pratica. Quindi se noi andiamo a fare invio, vedremo come verrà stampato invio e non verrà stampato correttamente, cioè nel senso non verrà stampato come uno spazio vuoto, perché immaginate che voi volete andare a capo, no? Ma ogni volta però verrà incrementata la variabile i più più, vedete? Ok? Perché ogni volta verrà fatto i uguale i più 1. Benissimo, quindi questa operazione, diciamo, che è indipendente, no? Da quello che noi gli diamo qui. All'inizio, infatti, serve dare un valore per fare in modo che questa variabile si incrementi, perché, come vedete, la variabile che io gli do non è collegata a i. Ok? Infatti, noi andiamo avanti con invio, che non è un numero che noi possiamo sommare al valore corrente di, ok? Molto bene. Allora, quindi questa qui è la getchar, comunque, come avete potuto vedere, molto semplice. Passiamo alla putchar, che invece, come ho detto, ha il ruolo di leggere un valore e stamparlo a video. In questo caso ho usato quest'altra funzione che si chiama tapper, che per utilizzarla bisogna inserire questa libreria, che serve in pratica per andare a convertire un carattere che noi gli andiamo ad assegnare a C nel suo corrispettivo maiuscolo. Quindi andiamo un attimo a pulire il terminale. Questo l'abbiamo commentato. Facciamo stop. Ok, quindi se noi gli diamo ad esempio A e facciamo invio, eccolo qui, vedete, verrà messo A maiuscolo. Se noi facciamo B, B maiuscolo. Se noi ovviamente facciamo 1, non fa niente. Ok? Forse lo mette leggermente in grassetto. Sembra di sì, però comunque non ha lo stesso significato che nelle lettere, ok? Proviamo a fare A maiuscolo. Sì, come se lo mettesse leggermente più in grassetto. Ok. Quindi anche questo è il ruolo
di Puttchar, però ovviamente questi qui che ho fatto, gli ultimi due, sono dei casi che non dovrebbero avvenire, perché se noi abbiamo bisogno di, ad esempio, di un 1, non usiamo la Tupper. Se la si usa, è finalizzata a se stessa, insomma, non vedo il senso. Come se uno già ha una lettera maiuscola e usa Tupper. Se hai già maiuscola, cosa la usi a fare? Ok? Io l'ho fatto semplicemente perché, come sapete, mi piace testare il tutto. Allora, adesso parliamo un po' della printf. Allora, il formato che possono assumere i valori che andiamo a stampare con la printf è descritto da questa prima parte. Invece la lista degli argomenti si mette in questa seconda parte. Possiamo avere dei caratteri ordinari oppure possiamo avere delle specifiche per la tipologia della stampa dei caratteri. Queste specifiche sui formati sono indicate da la percentuale, quindi dal simbolo percentuale, seguito da un identificatore. Gli identificatori sono il percentuale D e il percentuale I. Scriviamoli qui di seguito. Possiamo avere. Ok, facciamo così. Possiamo avere il percentuale D e percentuale I, che indicano praticamente un numero intero. Poi abbiamo percentuale F, che indica un numero in virgola mobile. Poi abbiamo un percentuale C. Scusate se scrivo un po' lento, ma ho il microfono davanti alla tastiera. Quindi facciamo così. Che è un carattere, ovviamente, carattere. Se ne manco qualcuno, scrivetemi nei commenti, ovviamente. Poi abbiamo detto, vediamo la stringa, quindi percentuale S. Scriviamo stringa. Poi abbiamo ad esempio, cioè poi ovviamente ce ne sono anche altri, io casomai riporto quelli più utilizzati. Abbiamo tipo la percentuale X e si può scrivere o in questo modo oppure in questo modo, se non ricordo male. Quindi o con la X maiuscola o con la X minuscola, che ovviamente vuol dire esadecimale. Ok, poi abbiamo anche l'unsigned, quindi mettiamo così. Percentuale unsigned, lo sapete, insomma, com'è, che l'abbiamo già visto. Così, senza segno. Senza segno, questi diciamo che sono un po' più quelli utilizzati. Poi, se invece si vuole stampare perché può anche darsi che abbiamo bisogno di stampare proprio il carattere percentuale. Ok? Quindi per stampare il carattere percentuale si scrive percentuale percentuale. Ci scriviamo stampa del carattere, sbagliato, percentuale. Ok? Quindi questo che noi abbiamo messo qui è percentuale, che serve per identificare il formato, e poi la tipologia del formato in questo caso è indicata con D, che sarebbe quindi un numero intero. Molto bene. Poi, inoltre, tra il simbolo percentuale e l'identificatore del formato, quindi tra il percentuale e D in questo caso, si possono aggiungere altre informazioni che sono le seguenti. Quindi prendiamo subito caso in esame. Noi abbiamo percentuale, poi ci mettiamo dei puntini, diciamo, e D.
In questo spazio cosa si può avere? Allora, in questo spazio si possono avere un meno m punto d. Che cosa vuol dire? Allora, il meno è un simbolo che ha lo stesso significato del percentuale, ok? Che indica che stiamo, diciamo, fornendo opzioni ed istruzioni aggiuntive per la stampa del valore che inseriamo dopo la virgola sulla destra. Quindi il meno ci si deve mettere. Poi abbiamo la m che invece la m che invece indica l'ampiezza del campo e poi abbiamo la d che invece indica la sua precisione, quindi precisione del campo. Ok, quindi per fare un esempio, prendiamo una printf, queste qui le ho commentate, sì. Quindi facciamo una printf, ok, sbagliato a scrivere, quando mai, printf, ok, quindi mettiamo il primo campo percentuale, poi tra l'uno e l'altro ci mettiamo meno 2,3 e poi ci mettiamo f, ok, beh, bene. Poi ci mettiamo sempre uno backslash, ops, sbagliato, backslash n. E poi qua ci mettiamo un numero che ci mettiamo ad esempio, che ne so, 20,258963. Numeri completamente a caso, ovviamente. Allora, andiamo ad eseguire questa roba. Cosa dice? Stop. Forse c'è qualcosa che non va bene. Così piace. Avevo messo la virgola invece del punto. Ah, eccolo qui, vedete? Allora, che cosa è accaduto? Che lui in pratica, allora, il 2 sta ad indicare il numero di cifre che devono essere prese, il numero di cifre intere. In questo caso sono già 2 e quindi ci mette 2. Adesso facciamo pure un'altra prova. Poi abbiamo il 3 invece che indica il numero di cifre dopo la virgola, quindi giustamente la precisione, come indico qui, che devono essere stampate dopo la virgola. Quindi sono 3. Inoltre fa anche un arrotondamento perché come vedete questo è 2589 arrotonda a 9. Se noi qua ci cambiamo ad esempio a 1 e qui abbiamo 120 ad esempio, vediamo come si comporta. Ok, 120.258, vedete? Ed è giusto quello che fa, perché in pratica non possiamo prendere meno cifre intere, perché altrimenti il numero non sarebbe più quello. Ok? Quindi si comporta assolutamente in maniera corretta. Ok. Inoltre la printf, facendo un paragone con altri tipi di linguaggi, abbiamo che in C++ equivale al cout. Invece in PHP esattamente la printf viene utilizzata come si utilizza per il linguaggio C. Allora, parlando di questo carattere speciale che sarebbe l'invio, questi caratteri speciali si chiamano sequenze di escape. Ok? Mettiamolo commentato, se no il programma si arrabbia. Queste sequenze di escape sono molteplici ed abbiamo allora il backslash, perché questo simbolo si chiama backslash, backslash n, poi abbiamo il backslash t, adesso vi dico anche come si chiamano, backslash
poi abbiamo il backslash b, ok, poi abbiamo il backslash a ed infine il backslash f. Backslash f. Allora, scriviamo cosa sono. Allora, questo qui sarebbe il ritorno a capo. A capo, che non è altro appunto che dare l'invio, no? Immaginate quando voi su Word andate a capo, che fate? Invio, no? Ok. Poi abbiamo il backslash t, che sarebbe la tabulazione orizzontale. Tabulazione orizzontale, che sarebbe appunto il tab, semplicemente. Ok, poi abbiamo il backslash b, che invece è la tabulazione, mettiamoci così, che è uguale, tabulazione verticale però, quindi invece che andare in orizzontale si va in verticale, verticale, benissimo. Poi abbiamo a, che invece così, in cui si torna indietro, indietro di uno spazio. Ok, poi abbiamo F, che sarebbe il salto della pagina. Salto della pagina. Oltre questi tipi di caratteri o sequenze di escape, come potete notare dalla loro dichiarazione che abbiamo fatto qui, in pratica iniziano sempre con un backslash, che sarebbe questo, e sono interpretati come un singolo carattere. Ok? Se c'è qualcosa che non è chiaro, scrivetemi nei commenti e lo commentiamo. Ok. Ultimo argomento per oggi è l'introduzione della funzione, sicuramente ne avrete sentito parlare, scanf. Ovviamente ne ha sentito parlare chi più o meno ha mai avuto a che fare con linguaggi di programmazione. Ok, il formato di questa funzione ha una, diciamo, è molto simile alla printf, perché c'ha un formato e la lista di argomenti. Essa può leggere delle stringhe oltre che ai singoli caratteri, a differenza della getchar, che, come dice lo stesso nome della funzione, getchar, quindi acquisisci, prendi il carattere. Invece lei può in pratica acquisire anche delle stringhe, ok? Però in pratica, quando andiamo a dichiararla, quindi facciamo un esempio, no? Diciamo scan f, ok? Ci andiamo a mettere sempre un formato e ipotizziamo che è un carattere, ad esempio, quindi percentuale, ok, c, e mettiamo che questo carattere si chiama c. Quando abbiamo sempre dichiarato qui sopra char c, ok? Bisogna andarlo a inizializzare, altrimenti mi romperà. Ok, facciamolo così, va. Int c uguale a 0. Qua ci mettiamo D, perché come abbiamo visto sopra, eccolo qua, D o I, numero intero, ok? Quindi percentuale D, poi ci mettiamo 1, mettiamoci pure lo slash n, così almeno non ci scoccia. Eccolo qua, infatti vedete che cosa dice come argomento? Int puntatore a int. E quindi che cosa vuol dire? Che noi, quando andremo ad acquisire e a salvare in C un valore,
noi qui gli andremo a dire l'indirizzo di questo valore, perché appunto lui prende un punta, cioè noi andiamo a considerare un puntatore a C. Quindi se noi consideriamo il puntatore, andiamo a dirgli l'indirizzo dove è stato salvato il valore. Quindi ci dobbiamo mettere l'operatore AND. Come vedete, l'errore se n'è andato. Ok? E questo qui, appunto, se consideriamo una variabile di tipo intero o char, però se non consideriamo un insieme di variabili, quindi ad esempio un insieme di variabili potrebbe essere, che ne so, int c, mettiamolo c-array, quindi se noi considerassimo un array di elementi, so 100, ok, chiudiamo, quindi così, noi facciamo CTRL C, CTRL V, o Command C, Command V, in questo caso noi qui non ci dobbiamo mettere la AND se vogliamo richiamare questa. Perché non ci dobbiamo mettere la AND? Perché, essendo che stiamo parlando di un array, quando noi mettiamo CArray qui, scusate, per la regola degli array sappiamo che il suo nome corrisponde all'indirizzo di partenza dell'array stesso. Quindi in pratica è come se gli avessimo dato l'indirizzo di partenza, che invece qui glielo dobbiamo dare esplicitamente. Perché questo non è un array, ma è una semplice dichiarazione singola di una sola variabile. Quindi dobbiamo dire alla scanf dove il nostro sistema ha salvato questa variabile. Ok? Quindi gli dobbiamo dire l'indirizzo di memoria. Ok? Molto bene. Per oggi è tutto. Abbiamo introdotto alcune funzioni molto molto importanti che servono e sono utili per realizzare un programma in C. Io vi ringrazio, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare le notifiche e perché no lasciare un bel mucchio di like. Grazie ragazzi, buona serata, ci vediamo domani. Ciao!